Benvenuti e dillo perché vuoi me lunedì, dillo per cominciare bene la settimana, giusto? Ecco, sì, ecco, rompiamo il ghiaccio il lunedì, nonostante il freddo, la pioggia, insomma, vi portiamo un raggio di sole nelle vostre case. E tu non mi porti solo il raggio di sole, tu mi porti anche tutti gli outfit. Sì, bene, oggi ti vedo splendida, bellissima. Visto come sono elegante? Bella, bellissima. Infatti, guarda i miei polsi, ecco. Sono bellissimi, poi con il rosa, il riferimento a rosa. Bello, un abito con delle frange, e così possiamo anche svelare che oggi avremo ospite il caro amico Giulio Lovero, Miss Lady Atelier Bitonto. Lui ci parlerà, insomma, di tante belle cose, ma soprattutto di una sua cara amica. Lui, eccolo, Giulio Lovero. Sì, Giulio, ecco. Lo vediamo già. Ci parlerà di una sua cara amica che, di cui sta curando l'outfit al Grande Fratello. Ma poi quanto mi piace questo abito che ha anche tutta la parte con le frange. Sì, sì, sì. Cioè, io sono elegante ma nello stesso tempo sbarazzina, come piace a me. Grazie Giulio. E dopo ti vedremo anche in piedi, dai, promettilo. Così ti vediamo a figura intera. Regista permettendo. Va bene. Allora, cara Carmen, come sempre noi siamo accompagnati dal nostro splendido buonissimo, sì, caffè colorato. Caffè, sì, sì, ecco. Allora, Serena, come promesso, ti ricordi, ti avevo parlato di un evento che avrei moderato a Bitonto, al Teatro Traetta, sì, con l'assessorato alle pari opportunità, quindi io saluto l'assessore Marianna Legista che lo guida e che ha avuto questa intuizione nel voler creare questo evento in cui delle donne si raccontano in vari campi, campo medico, imprenditoria, politico. Questa volta abbiamo avuto un ospite specialissima che è Madre Rosaria della Carità. Lei ha fondato i Figli del Divino Amore a Medjugorje. Cosa state facendo? E guarda, questo è un momento dello spettacolo in cui, dopo averla intervistata, lei ci ha chiesto di cantare, ovviamente ha coinvolto tutto il pubblico, il teatro era gremito. E devo dire, una madre, io ho fatto diversi pellegrinaggi a Medjugorje e per me andare lì per conoscere e incontrare lei, immaginati l'emozione che ho provato quando invece me la sono ritrovata su un palco e l'ho intervistata. Lo so, perché poi dopo mi hai mandato tutta, sì, una serie di messaggi, sì, perché sì, tu sì, sai, sì, che noi condividiamo anche una particolare fede, quindi hai condiviso con me sì, questa grande emozione che hai provato. Sì, anche perché ti dico che questo evento è avvenuto proprio il 25 novembre, il giorno in cui, diciamo, il giorno della la giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, quindi lei ha speso delle parole bellissime per le donne. Oltretutto Madre Rosaria ha un passato particolarissimo, era una stilista, lei era una stilista importante che a un certo punto ha deciso di lasciare tutto per dedicarsi, insomma, al prossimo, per la carità, e infatti assiste le donne, insomma, che hanno avuto dei passati particolari, che magari si sono date alla prostituzione, le donne madri, i drogati, quindi insomma chi ha per una volta nella vita fatto un pellegrinaggio a Medjugorje sa di che cosa sto parlando, ma anzi li invitiamo anche a visitare queste comunità dove veramente ti si apre il cuore. A me piace parlare di queste cose perché si dice sempre che fa molto più rumore un albero abbattuto piuttosto che una foresta che cresce, perché alcune volte anche noi giornalisti durante i TG parliamo molto spesso di tutto ciò che di negativo ci può essere intorno, invece queste candele accese sono, sì, capaci poi di moltiplicare la luce. Sì, infatti lei ha lasciato un messaggio importantissimo, che è quello proprio di perdonare, di aiutare tanto il prossimo, quindi insomma in una vita in cui tutti corriamo, siamo sempre presi da tante cose, magari non ci accorgiamo anche della persona che ti è accanto e che può aver bisogno di una mano, di un aiuto. Lei ha veramente questo sguardo profondo con cui ti guarda e forse anche entra dentro di te e ti esplora. E devo dire che è stata per me una grande emozione. Vedo che sono tutti in piedi. Sì, sì, momento. Tutti in piedi. Lei ha invitato tutti proprio a cantare questa canzone dedicata a Gesù. Ma infatti io che sono stata, come ti dicevo, a Medjugorje, e so che anche tu ci sei stata, ho trovato lì veramente un luogo di grande preghiera, di raccoglimento interiore, con i canti, con queste bellissime melodie, con il violino, non so se ti ricordi, Serena. Assolutamente, guarda, io è quello che dico sempre anche ai miei ragazzi quando faccio catechismo,
che alla fine essere cristiani è una cosa bellissima, perché vedi, queste persone sono quelle che incarnano il Vangelo. Sì. Bisogna essere testimoni, lei è testimone ed è lei la cristiana per eccellenza, e noi dovremmo in qualche modo essere simili, giusto Carmen? Sì, anche perché lei ha appunto detto questo, sai, tante volte uno dice ma sì, tanto ci sono loro che lo fanno, tanto invece no, sei tu che in prima persona ti devi mettere in discussione, ti devi, devi aprire il tuo cuore, devi essere generosa, devi aiutare, insomma. Esatto. Chi ti sta accanto e che magari in qualche maniera, anche in maniera un po' così subliminale, ti può chiedere un aiuto, ti può chiedere un sostegno, ecco. E sì, quindi noi possiamo essere angeli o demoni, a noi la scelta, giusto? Certo, Carmen? Certo, caro sì. Amore mio, tu hai assolutamente le fattezze di un angelo e noi e mi ti, gusto abbiamo, il caffè nel frattempo. Ti abbiamo realizzato, prima di andare in onda, il caffè gold di Caffè Colorado. Buonissimo. La miscela gold, che è poi quella che rappresenta per lo più la donna. La ti mia, piace? La mia preferita, grazie. Sì, devo buonissimo. Dire che anche la mia. Bene, bene, anche se tu preferisci sempre il Deca. Il Deca. Sì. Quindi niente, Caffè Colorado ve lo consiglio, non solo nella, diciamo, miscela gold, ma un po' in tutte le miscele. Io le ho provate tutte perché amo bere il caffè e quindi non ho una mia preferita. Quando ti piace il caffè, insomma, lo bevi tutto a prescindere. Ma poi quello di Caffè Colorado, le quattro miscele sono tutte buone, Silver, sì. Gold, Premium e decaffeinato. Allora, cara Carmen, io ti lascio la possibilità di gustare questa miscela buonissima, io l'ho già fatto mentre guardavo il video. Ora andiamo con la pubblicità e subito dopo poi ripartiamo con il nostro stilista di riferimento, Giulio Lovero, ma non solo, perché continueremo a parlare di bellezza. Sì, allora avremo Giulio Lovero, ci parlerà della grande, diciamo, diva della lirica Katia Ricciarelli, di cui cura gli outfit in questo momento al Grande Fratello, e magari ci sarà anche l'occasione di andare un po' a spoilerare il modo in cui si deve vestire una donna curvy per nascondere i difetti e star bene. E poi avremo ancora con Patrizia Lopopolo, che ritorna, una nostra grande amica del centro estetico Spa & Relax Alteis, e realizzerà un trattamento viso su appunto una donna un po' più matura, un viso un po' più matura, e quindi vedremo un po' la differenza tra il prima e il dopo. Quindi tutti argomenti interessanti per i nostri amici a casa. Potremmo dire che quest'oggi parliamo di bellezza, a partire dalla spiritualità, la bellezza, sì, insomma, interiore, fino ed poi esterno, a mostrarlo esternamente. Giulio, sei pronto? Giulio è pronto, per cui andiamo subito in pubblicità, che deve entrare qui e dobbiamo parlare. Dai, pubblicità. Thank you.
ripartiamo con la nostra Carmen, pronta a carpire ogni istante di questo nostro appuntamento con un selfie che poi provvederemo a riportare su Facebook alla pagina Teleregione Official, giusto Carmen? Benissimo, sì. Allora, siamo in diretta, tanti amici collegati, io per questo ho il telefono in mano, serena, mica perché, ho approfittato anche per fare un selfie. E quindi abbiamo tanti amici che ci stanno scrivendo. E allora, evento bellissimo, evento straordinario, magari qualcuno si riferiva a quello di cui parlavo, al Teatro Traetta di Bitonto. Grande Carmen, un bacio, ciao Serena, insomma sono tanti gli amici collegati che ci stanno seguendo. Continuate, mi raccomando, a scriverci per essere protagonisti ancora una volta di questo nostro appuntamento qui su Teleregione. Il momento è giunto, abbiamo voglia insomma di scoprire i segreti per poter essere bellissimi anche con qualche chilo in più, ma soprattutto vogliamo sapere tutto ciò che riguarda Katia Ricciarelli. Andiamo subito a salutare Giulio. Buongiorno, ciao Serena, ciao Carmen, è ciao, sempre Giulio. Bello ritrovarsi in casa Serena. Giulio, prima di tutto io partirei ancora una volta dal mio outfit, perché hai pensato a me per questo abito meraviglioso? Lo rappresenti benissimo, voglio dire, questa giacca dress code molto bella, che è anche di gran moda. Poi si usa tantissimo. Tanto, è uno stile appunto molto richiesto anche dalla signora giovane. E a te sta benissimo. Grazie, grazie mille, partiamo benissimo con Giulio. Anche io, guarda, ho voluto questa camicia rossa, io ho provato diverse cose nel suo atelier a Bitonto, Miss and Lady Atelier, e poi alla fine, insomma, io che sono sempre in nero, sempre con questi colori scuri, alla fine ha voluto per me questo colore che mi piace tanto. Che ti dona molto. Poi lui cura tutto, l'accessorio, ormai l'orecchino. Conosco tutto. Della mia cara Carmen. Sì, ma guardate quanto sono belli anche questi orecchini, sempre dati in dotazione da Giulio. Io sono voluta partire così, proprio per mettere in evidenza quanto uno stilista della caratura di Giulio sappia intercettare il giusto abito in base poi alla fisicità della persona, ma anche in base alla personalità, perché è un abito sicuramente questo piuttosto elegante e importante, però è brioso, un po' come la follia che mi rappresenta, proprio grazie alla presenza poi di questa parte molto sbarazzina, giusto? Sì, molto bella, molto di moda, quest'anno le frange veramente le troviamo dappertutto e continueranno ancora a starci. Allora Giulio, allora, che dire? La Katia... La stai seguendo? Io la seguo e c'è da dire anche che la Katia o la si ama o la si odia. Però prima di dire che appunto sto curando questi outfit, ma voglio dire come ho conosciuto Katia Ricciarelli. Sì, noi vogliamo sapere tutto, Giulio. Certo, mi apro. Allora, praticamente nel mio paese l'amministrazione comunale stava facendo un po' un programma del teatrale, insomma. Io collaboro molto spesso con loro, sono stato anche costumista nel nostro meraviglioso teatro che invito veramente a visitare. E appunto c'era questa serata dedicata alla lirica. Io adoro la lirica, dunque tutto quello che Piccini, Turandot, fa tutto parte del mio mondo. E appunto vidi che c'era questo nome importante, Katia Ricciarelli, che io avevo visto sempre e solo attraverso i video. Allora mi proposi di essere appunto il costumista per quella serata. Mi fecero subito contattare dal suo manager e mi fissarono l'appuntamento il giorno prima, perché lei appunto faceva un'altra serata, un altro spettacolo il giorno prima al Teatro Piccini di Bari, e mi dissero di portare anche degli outfit per lei che potesse usare. Io chiamai subito una delle mie sarte, preparai questi abiti, però in realtà avevo anche un po' di timore andare di persona da lei, perché insomma la vedevo insomma una grande diva, e a chi potevo andare? SOS Carmen Martorana. E quando uno ha un po' di timore, che fa? Chiama Carmen Martorana. Spiego la situazione: Carmen subito in macchina, andiamo a Bari.
Allora, sì, perché quando... io ho pensato che effettivamente la presenza di una donna potesse forse anche rassicurarla, quindi ho avuto piacere di accompagnare Giulio per approcciarla. Quando arriviamo qui, noi direttamente nei camerini, vediamo fuori parrucchieri, make-up, tutti che aspettavano che questa benedetta porta si aprisse. Beh, noi sfacciati, con l'aiuto di Carmen, bussiamo la porta e appunto ci presentiamo. Allora, è stato il mio, come prima volta, non è stato un bel incontro, lo devo anche dire, perché c'è stato solo uno scambi di sguardi. Ma in realtà era sulle sue, lei era davanti a questo specchio gigantesco con tante luci. E dunque lasciai la mia sarta, noi uscimmo, dissi fatti il fitting e poi mi chiami. Ma in realtà anche la mia sarta aveva bisogno di me. E, insomma, abbiamo fatto queste prove, abbiamo deciso l'outfit e ok, passò così. Il giorno dopo, appunto, era l'evento. La mattina però... Però tu che sensazione, scusa Giulio, che allora, io inizialmente dissi questa è una povera... Perdonatemi, fatemelo passare questo. Io ho capito, abbiamo capito. Comincia questo. Esatto. È la classica diva che si vuole fare le sue aree. Invece no, perché poi il giorno dopo ho capito il suo carattere. Perché la mattina appunto lei era già a Bitonto, alloggiava in un nostro albergo e mi chiamò perché lei voleva appunto che io le curasse tutto il total look, cioè che io gli trovavo un make-up artist, un parrucchiere proprio per la serata, perché quello della serata precedente non era stato delle sue soddisfacente per lei. Anche ancora lì, una volta anche Carmen lì, chiudo Katia, apro Carmen. Carmen, conosci qualcuno? Carmen, aiuto, c'ho problemi. E ovviamente la nostra cara Carmen ci porta uno staff completo di parrucchiere, make-up sì, artist. Ricordo di aver interpellato Maria Altomare, esatto, che è stata, esatto, anche da noi ospite qui da Molfetta, quindi insomma, anzi, è stata poi contentissima io, Katia. Ecco, sì. Io poi feci trovare, perché vedendo il teatro Piccini come stava, feci trovare il suo camerino tutto bello caldo, le luci, insomma una serie di cose. L'accoglienza di Giulio è unica. Tutto il discorso servizio bar, infatti lei arrivò e disse, oh grazie Giulio, voglio subito un caffè. Ok, partimmo così. Cioè, la Katia della sera precedente era diversa. Si era sbrinata. Sì, esatto. Insomma, te la giro dicendo che da quel momento io ho accompagnato per tutta la serata di quella sera, insomma, in teatro, l'ho accompagnata per tutta la serata e di là poi è nata questa nostra amicizia. Infatti, Giulio, è bellissima quella foto che ha mandato la regia, in cui lei è seduta, che legge lo spartito e lo studia, sì, perché aveva, sì, il concerto, sì, sì. E Giulio lì in piedi vicino a lei che l'assiste, quasi, ecco questa foto, sì, qui, sì, in, sì, cui lui come un angelo, vedi, è proprio, sì, vicino lei a lei, aveva proprio bisogno, era rispettoso, sì, 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 si, sì, vede, sì, che rimane lì silente. Tra l'altro era anche uno spettacolo importante, adesso non ricordo con precisione, ma era sempre una bella cosa che quella sera appunto il teatro aveva programmato. Detto questo, quindi finisce la si è sbrinata, ora sì. Katia Ricciarelli ai tuoi occhi è una bella persona. Sì, no, sì. Ma aspetta, se però che non è finita qui, perché della sera. Si è talmente sbrinata che la sera noi, dopo lo spettacolo, siamo andati a mangiare panzerotti e prosecco. Sì. E lei è stata felicissima di è questo. Vero. E poi è diventata forse proprio si è sbrinata alla un po' troppo. Sì. Perché poi da buona veneta lei ama il prosecco, quindi noi piacevolmente abbiamo condiviso con lei una bellissima cena a base di panzerotti fritti, buonissimi. Sì, sì. E poi insomma quest'anno io poi l'ho seguita per tanti altri programmi televisivi, lei ormai mi aveva dato il suo numero, insomma ci sentivamo. Quest'anno invece poi a luglio mi arriva una chiamata molto particolare sempre da lei. Io ovviamente, appunto, quando l'ho risposta mi ha detto questa cosa, cioè io l'ho apprezzata ancora di più Katia Ricciarelli, anzi io chiamo sempre la signora Katia, perché lei appunto
aveva anche confidato, dunque si era affidato di me, e appunto diceva che doveva essere una delle concorrenti del Grande Fratello, però io dovevo fare massimo silenzio, certo. Perché lei aveva solo firmato i contratti, ma la stampa non era ancora partita. E ovviamente lei mi ha chiesto di seguirla per le dirette e di vestirla anche questa volta. È stato, cioè, all'impatto ero contentissimo, però mi sentivo molto molto anche responsabile di questa cosa, e ho chiesto aiuto a una delle mie aziende che noi trattiamo da anni nel nostro atelier, dove è punto anche di riferimento per la donna curvy, per chi appunto ha quel centimetro in più. E con la collaborazione appunto dell'azienda Magia con Floriana Formisano abbiamo proprio messo su una capsule destinata alla signora Katia Ricciarelli. Lei è venuta... Da utilizzare quando? Da utilizzare nelle cerimonie, nelle serate, ci sono abiti, outfit tranquillamente che possono indossare tutti. Ovviamente qui abbiamo dato l'accessorio un proprio particolare, dunque il fiore, le piume, le pagliette. Infatti io, Giulio, ti voglio fare i complimenti, ti sei, ecco, vediamo. Ecco, questa già è stata la prima serata, sì, sì, allora, l'entrata. Io ti voglio proprio fare i complimenti, Giulio, stavo dicendo, perché io che seguo il Grande Fratello, ma anche perché so di questi retroscena, quindi ogni volta sono curiosa di vedere come è vestita Katia Ricciarelli, sapendo che Giulio ne cura gli outfit. Ecco, qui quando è proprio hanno quando progettato è venuta, gli abiti. Prima nel negozio di Giulio, di partire appunto con il programma, è venuta proprio da noi, ovviamente poi abbiamo pranzato insieme e qui abbiamo capito le sue esigenze, abbiamo preso appunto anche le sue misure del corpo, tutto quanto, perché qui parte ogni settimana due outfit così, arrivano a Cinecittà. Allora adesso Serena ti spiego, primo quindi stavo... questi sono sempre tutti tuoi. Allora ti stavo dicendo, ti faccio i complimenti perché l'hai resa molto elegante, luminosa, col bianco lei la adora. Questo è un outfit, sì, questo è un outfit che lei ama tantissimo, questo bianco e nero, e l'ha usato molte volte, anche in precedenza, perché proprio è il suo preferito. E dà molto luce. Sì, 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 sì. E stavo dicendo, l'hai resa molto luminosa, molto ma elegante. Ma tutti possono raffinata. Essere luminosa, cara Carmen, non solo la nostra Katia, perché la moda curvy non significa avere quel centimetro in più e uno deve coprirsi, assolutamente, deve saper solo valorizzare quei punti di forza, e noi stiamo qui per quello. E diamo dei consigli, perché invece un retaggio culturale magari più del passato dava l'impressione appunto che per una persona che avesse qualche chilo in più la cosa fondamentale fosse coprirsi, però giustamente poi a quel punto si aveva l'effetto insomma di come se ci fosse una tenda addosso alla persona, esatto. Il tendone e da molte circo, volte no? Questa cosa dell'oversize è sbagliata, perché noi pensiamo che usiamo tutto largo, tutto lento e copriamo, invece no. Stile, eleganza non c'entrano nulla. Perché ripeto, largo allarga di più. Esatto, giusto? Dunque, perciò ripeto, valorizziamo i nostri punti di forza. Dunque, una bella scollatura V va a dare quel tocco di sensualità anche al collo, quella, insomma, quell'effetto più glamour. Oppure, che ne so, molti pensano che usano il pantalone e stanno bene. No. C'è anche il vestito che si può usare, oppure, che ne so, sulla calzatura, per esempio, faccio un esempio, molte signore sbagliano, specie il periodo estivo, quando indossano quei sandali alla schiava, sai, non è bellissimo vedere questo polpaccio con questo polpaccio lazzo. Importante, ecco. Diciamo. Tu, preferiamo mettere un bel décolleté, giusto, magari che anche slancia. Esatto, anche nude, che va a fare un tutt'uno e va appunto a slanciare. O lo stivale, insomma, ci sono tanti trucchi. Io dico, ci sono i 10 errori da non fare. Ed è lì che io ti voglio portare, Giulio, perché appunto un messaggio che sta lanciando il nostro Giulio Lovero è questo: la bellezza è per tutti. L'importante è saper individuare quelli che sono i nostri punti di forza e magari lavorare proprio su quello, di modo che l'occhio cada sul punto di forza.
ma sicuramente per una platea come un po' tutti noi, no? Che non è abituata a comprendere come si deve comportare, magari dietro l'angolo ci può essere l'errore, l'errore da stanare. E noi abbiamo Giulio proprio per stanarlo, di modo che di qui in avanti si possano evitare. Giusto Giulio? Certo, consigli. Certo. E un altro consiglio che voglio dare, questo lo faccio anch'io e forse anche qui questa amica qui accanto, perché io lo so che lo fa anche lei, comprare molte volte i capi in taglie meno alla nostra, perché pensiamo che un giorno noi dovessimo rientrare in quella taglia, e invece è tutto sbagliato. Ah, quindi è un errore, tutti quegli abiti qui a casa ancora con sì, i cartellini, esatto, sperando di poterli mettere. È un grandissimo errore. Quando riduco una o due taglie è un errore. È un grandissimo errore, bene. Perché noi lo dovevi dire prima, Giulio, siete amici, lo dovevi dire prima. E appunto, no, dobbiamo appunto goderci il presente. Ripeto, stare attenti con le giuste osservazioni, valorizzare i punti di forza, evitiamo qualcosa appunto in più che non va, oppure tipo anche quando si usa lo stivale. Lo stivale, sai, molte volte quello stivale mezza gamba a polpaccio, sempre non va grande. Che con il polpaccio. Sì, sì. Perché la alla fine è tutto lì il gioco, specialmente poi se abbiamo una curvi anche bassina, poverina, insomma, madre natura si è divertita con lei. Insomma, tra l'altro Giulio, cioè il suo target è proprio la donna, la signora, quindi lui lavora. Sì, donna che anche, diciamo, vestire la 42 è facile, è molto facile. Saper vestire, diciamo tra virgolette, una 52, perché fa rima con 42, è molto più difficile, ma in realtà le taglie curvi sono ben altro per noi. Quindi le scarpe, piuttosto che lo stivale che va al polpaccio, o più alto o un décolleté che slancia, magari nude, che sia un tutt'uno con la gamba, ovviamente. Come quello che hai proposto a me, il décolleté? Certo, infatti tu sei in incanto oggi. Grazie. Quindi il décolleté che effettivamente va a slanciare. Ci sono dei colori da preferire piuttosto che altri? Io ripeto, ho detto il nude perché vedo un tutt'uno con la pelle, okay, dove nude ti fa quell'effetto molto, molto slanciato. Errore da evitare? Un colore colori vanno, diciamo, va bene il nero, per esempio tutti adorano il nero, poi va bene anche le nuance del grigio, il blu, il marrone, io per esempio adoro anche il viola, dunque ci va anche il viola, ci sta bene anche il viola, dunque evitare al limite le fantasie, quelle fantasie a righe in orizzontali che sono, ecco, un po' più sgradevole. Comunque, cara Serena, tornando ancora ad una curiosità legata al Grande Fratello, perché sai, quando tu guardi la TV e dici, li vedi con questi meravigliosi abiti, un po' tutti quanti gli ospiti VIP, dici, ma quanti valigioni hanno portato? Invece io, grazie a Giulio e al fatto che lui appunto vesta Katia Ricciarelli, ho scoperto che effettivamente ogni settimana, quindi immaginati lei come si fida di Giulio, ogni settimana entra in casa l'abito che poi questi VIP indossano, in uno dei vari stilisti con cui magari hanno comunque preso l'accordo. Sì, sì. Quindi lei riceve in casa ogni settimana l'abito che poi deve indossare durante le dirette e quindi, insomma, una volta pianificato il lavoro con Giulio, si fida ciecamente e lui manda dentro l'abito, il fiore, gli orecchini. Hai visto com'è tutto preciso lui? Diciamo che lei ha anche dei suoi gioielli personali, e dunque usa molto anche i suoi, però in realtà sì, è proprio questo. Ogni settimana partono due outfit, perché appunto la diretta è il lunedì e il venerdì, e noi ormai abbiamo capito il suo standard, il suo corpo, abbiamo fatto tutto. Ma l'avevate già prestabiliti? Sì. Quelli... Allora, noi abbiamo prestabilito il primo mese, abbiamo prestabilito il secondo, adesso inizia a pesare perché qui arriviamo al terzo. Cioè, nel senso che lei sta continuando la sua permanenza nella casa, quindi figurati se arriva in finalissimo. Non oso immaginare, guarda. Che le dobbiamo fare? Allora, sì, infatti adesso stiamo già pensando sempre con Floriana qualcosa di bello per il Natale, perché sicuramente penso che le festività starà ancora lì, però tutto può succedere. E dunque stiamo pensando a qualcosa di paillette, piume, e poi insomma si vedrà. Cosa si usa ora in particolar modo, Giulio, dal momento che sei così
attento poi alle mode del momento, avendo tu anche un atelier? Allora, noi trattiamo molto appunto quello che è il discorso della cerimonia. Dunque, in questo momento noi stiamo già in programmazione con l'Alta Moda Sposa 2022. Dunque, quest'anno, parlando della sposa, troviamo questi semigonfi, è ritornato un po' questo stile romantico che era un po' accantonato da anni. La sirena c'è sempre, rimane sempre, è molto pizzo, dai chantilly ai rebrodé, ai ricamati, insomma c'è una serie di situazioni. C'è il ritorno anche da sempre della doppia gonna che la sposa può togliere e mettere nei vari momenti del matrimonio. Riguardando invece la cerimonia insomma è sempre l'abito elegante. La mamma della sposa quest'anno? E la mamma della sposa ritorna, un ritorno è anche del tailleur, tubino e giacca, dunque quello stile molto bontono, quasi inglese se vogliamo. E poi l'abito lungo c'è sempre. Ma lui non ha soltanto la mamma della sposa, attenzione, è la suocera? Sì. La suocera? Sì, la suocera. Chissà perché fa questa domanda. Mamma, lei. Sposa e sposo, scusa, ho sbagliato. No, perché c'è anche la suocera e volesse, se non ci fosse la suocera. Insomma. C'è un po' di tutto, ovviamente. Damigelle, perché ora si usa anche le damigelle adulte, sì, giusto? Anche questo, molto anche il matrimonio civile, dunque questo stile un po' americano, dunque questo matrimonio realizzato nella struttura, all'aperto. Ovviamente noi siamo sempre per il cattolico, siamo sempre predisposti. Io sì, assolutamente sì, assolutamente sì. I colori, tutti, insomma, vanno, poi l'estate è bella anche per i colori, dunque un po' di pazienza adesso, passare questi mesi pesanti. Lei mi sa che ha allacciato in casa un bel rapporto con la ex Miss Italia. Sì, Manila. Ma anche con Giucas. Giucas, poi vedi anche con... Anche con Alex, anche il campione, come si chiama, che è un ex concorrente. Aldo Montano. Esatto. Aldo Montano. Era già amico in passato, insomma. La Katia, se veramente... ama o vuole bene una persona, veramente la vuole bene. Perciò molte volte quando succedono questi episodi... Abbiamo veramente rischiato con lei. Sì. Io, Serena, ti ho detto spesso che amo tantissimo Pippo Baudo, che per me è stato, diciamo, il presentatore dei presentatori. E ho osato dirle a un certo punto che l'avevo conosciuto in un concorso del passato di bellezza dove ho partecipato, e lei mi ha guardato e mi ha fatto capire che avrei dovuto subito cambiare discorso. Però quindi, so che si sono riappacificati. Sì, proprio durante il Grande Fratello lei ha dichiarato di essere felice di essere tornata amica. Quindi la prossima volta che lo incontrerete potrai parlare tranquillamente. Senti, Giulio, noi siamo a lunedì. Per venerdì già l'hai spedito? Sì. Non puoi anticipare nulla? Ma anche almeno stasera il colore. Non posso dire nulla. Almeno il colore? No, purtroppo no. Niente. Perdonatemi. Va bene. Tu, tra tutti questi outfit che abbiamo fatto vedere, qual è il tuo preferito? Allora, a me piace molto il primo, proprio quello della prima serata dell'apertura, questo azzurro miscelato con questa paillette quasi verde acqua. Però lì onestamente stanno bene questi caftani morbidi, stanno bene queste linee, sì. Poi lei vuole essere comoda. E poi l'altro che mi ha fatto veramente impazzire è il tailleur smoking bianco col collo paiettato nero. A me piace tantissimo. Quello in basso, esatto, vero? Quello che abbiamo visto in basso. Sì, a me è piaciuto tanto. E forse dobbiamo puntare anche più su quello stile. E questa è una cosa molto interessante, perché quel tailleur è impegnativo da indossare, perché è bianco. Certo. Sì, è impegnativo, però noi lo possiamo fare in tutti i colori. Guarda, è bello. Sì. Quello è il mio preferito. Lo possiamo fare in tutti i colori, lo possiamo fare tranquillamente nero, azzurro, bluetto. Giulio, ma riusciamo a portarla qui, Katia? Magari tramite il tuo intervento la portiamo adesso, a casa Serena? Adesso, sì, ma tutto può succedere. Perché staremo a vedere. Infatti. E soprattutto, se sarà qui Katia Ricciarelli, come sarà vestita? Allora, ora tutti con un occhio particolare pronti a guardare come entrerà in scena questa sera, perché ormai sappiamo tutti che Katia Ricciarelli veste Giulio Lovero, quindi staremo tutti attenti.
Bene, bene. Complimenti Giulio, grazie, davvero per grazie. Questa grande conquista. Anche Bitonto, insomma, è fiera e orgogliosa di te, perché insomma raggiungere certi traguardi non è da tutti. Grazie, bravo. Grazie veramente. In bocca al lupo al nostro Giulio Lovero. Carmen, io ho una serie di problemi da risolvere, dopo ti richiamo. Sì, ma sono così. Anche tantissimi i messaggi delle nostre amiche, Maria Gagliardi, Gianna Lozito, poi c'è Raffaella Albudanzi, Sabina Mastroviti che guarda, l'assessore Marianna Legista, ecco. Si è collegata, complimenti, bravo Giulio Lovero. Saluto tutti veramente di cuore, perché sono tutti amiche che mi conoscono da tempo, condividono con me momenti belli, anche momenti un po', diciamo, brutti. E grazie veramente. Ancora Mariella Bruni, Lucia Di Paola, poi abbiamo il nostro Cristian Binetti. Buongiorno, ciao Carmen, ciao Serena, che meraviglia vedere Giulio in studio, professionista, carismatico. Grazie. Insomma, grazie a tutti per essere collegati con noi. Giulio, che dire? Torna, sta casa aspetta a te, quando vuoi. Chissà che la prossima volta, allora, invece dell'abbigliamento pensiamo ad altro. Serena, allora devo dire che il nostro Giulio, per quanto ecco poi raggiunga queste vetrine così importanti a livello internazionale, è sempre molto restio, è molto insomma timido, non ama molto stare davanti alle telecamere. Dai, però sei stato comodo. No, allora, sì, io l'ho invitato tantissime volte, ha rotto il ghiaccio, quindi io penso che prossimamente accetterà volentieri, perché si è trovato a suo agio, vero Giulio? Giusto? Senz'altro. Guarda che noi facciamo queste cose per tirarti in trappola, ormai hai promesso. Grazie ancora Giulio. Allora Carmen, ora andiamo in pubblicità, subito dopo rientriamo e continuiamo a parlare di... No, intanto guarda, penso che questo tavolo stia funzionando tantissimo quest'anno per le confidenze, perché vedi i nostri amici come si trovano. Mi devi a loro raccontare alto. Qualcosa? Sì, e ora quando insomma andiamo in pubblicità e vi aspettiamo con Patrizia Lopopolo e il trattamento viso.
come sempre siamo qui in diretta all'interno della nostra casa, Casa Serena. Abbiamo congedato il nostro Giulio Lovero, però come anticipato da Carmen, noi avremo l'opportunità di continuare a parlare di bellezza per esaltare la bellezza di qualsiasi donna a qualunque età. E sono davvero argomenti che interessano a tutte noi donne, perché adesso parleremo della bellezza che si lega al nostro viso, e lo facciamo con una professionista bravissima, è venuta già tantissime volte a trovarci, ve la presento, Patrizia Lopopolo, titolare del centro Alteis Spa e Relax. Benvenuta, buongiorno. Buongiorno a voi, buongiorno anche alle telespettatrici. Elegantissima la nostra Patrizia, per la zona fashion, ti piace la zona fashion? No, è la nostra nuova divisa per Natale. Ma quanto sei bella! Grazie. Bella, tutta con i lustrini, sicuramente Giulio ti darebbe un ottimo feedback. Allora, cara Patrizia, tu sei in compagnia di una bellissima signora, giusto? Sì, esatto. Sto facendo su di lei un nuovo trattamento viso, che è un trattamento di ringiovanimento naturale appunto della pelle. Ci sono dei consigli? Perché noi sappiamo che quando abbiamo bisogno di un professionista, magari abbiamo la nostra Patrizia Lopopolo che poi mette in atto una serie di interventi sulla nostra pelle, oculati, professionali. Ma Patrizia, per dei consigli magari da snocciolare alle amiche che in questo momento ci stanno seguendo e che hanno una pelle un po' più matura, giusto? Esatto. Allora, qual è la differenza? Partiamo da questa domanda. La differenza tra una pelle giovane e una pelle matura. La differenza sta proprio nella tonicità e quindi nella perdita di tono del muscolo e nella perdita anche dell'elasticità. Quindi la cosa che dobbiamo fare è andare appunto a lavorare su queste due mancanze. È molto importante comunque quello che la cliente fa a casa, cioè la beauty routine. È fondamentale, il primo step è quello di detergere correttamente il viso sia mattina che sera. La pelle entra in contatto con sostanze esogene ma anche endogene, e quindi dobbiamo rimuovere tutte quelle impurità che si depositano sulla nostra pelle con detergenti appropriati a seconda appunto della nostra skin condition. Che cos'è la skin condition? È appunto la caratteristica che presenta la pelle nel momento in cui noi andiamo ad esaminarla. Possiamo avere una pelle sensibile e quindi tendenzialmente presenta rossori, molto delicata e reattiva a qualsiasi tipo di sbalzo termico. In quel caso vi consiglio di utilizzare detergenti a base oleosa. Se abbiamo una pelle che presenta una disidratazione toccandola, dobbiamo utilizzare dei detergenti invece a base di soluzione lattiginosa. Invece se abbiamo una pelle impura, quindi con presenza di pustole e acne, vi consiglio di utilizzare invece un gel detergente. Dopodiché è molto importante, e cosa che parecchie clienti purtroppo trascurano, è il tonico, che ripristina il pH della nostra pelle e quindi protegge il nostro film idrolipidico, che è quella pellicola che riveste la nostra pelle e che ci protegge poi da quali sono le aggressioni esterne. Ma il tonico invece è per tutte le pelli, giusto? No, abbiamo anche in quel caso diverse tonici, diverse qualità di tonico da utilizzare appunto in base alla nostra skin condition. Allora Patrizia, al di là del fatto che provo invidia per quella signora sul lettino che è una tua cliente, perché vorrei stare al suo posto e perché ti vedo con queste mani, già mi sto rilassando così di riflesso, volevo farti una domanda, perché poi c'è sempre quella mia cara amica, ricordi che ogni tanto mi... quindi chiedo quanto per, la vorrei conoscere, chiedo per un'amica. Ma ci dai qualche consiglio, ci guidi un po' all'acquisto del prodotto? Perché ecco, al di là del fatto che uno deve tener conto, come hai detto, della propria pelle, ma tante volte, non so, c'è quell'acquisto veloce, immediato, che si fa anche al supermercato. Ecco, bisogna leggere gli ingredienti, consigliaci un po'. Allora, il consiglio che vi do è di affidarvi sempre a una professionista, partendo appunto da un esame della pelle.
dopo aver effettuato questo esame della pelle, ripeto, con una professionista, possiamo valutare insieme la crema più idonea e il siero da utilizzare a casa. Non vi improvvisate, perché diciamo, spendere dei soldi è opportuno spenderli bene, no? Soprattutto in questi tempi di crisi. Ma anche perché così preserviamo poi il tono e l'elasticità della nostra pelle, così, esatto, come è detta da Patrizia, perché quando magari si è giovani, Patrizia, si è più giovincelle, poi a queste cose non si dà importanza, si arriva poi a superare magari il giro di boa e ad un certo punto ci si risveglia e si pensa: ah, se avessi sentito Patrizia Lo Popolo prima. Bene. E invece io consiglio anche le ragazze di provvedere subito in giovane età alla detersione. Molte ragazze, appunto in età adolescenziale, hanno il problema dell'acne. Fondamentale, appunto, la detersione, detergere il viso mattina e sera. Vi consiglio di farlo e noterete la differenza già dopo una settimana. Questo è un aspetto molto importante, Patrizia, mattina e sera, perché normalmente quando si pensa alla detersione del viso lo si pensa per la sera, quindi in vista poi della notte in cui magari si vuole ripulire la pelle da tutte le polveri sottili, oltre che eventualmente dal trucco. Invece bisognerebbe pulirla anche la mattina? Assolutamente sì, perché durante la notte, appunto, la pelle rilascia sebo e sudore, e quindi la mattina è fondamentale detergere nuovamente il viso. E quando ti addormenti sul divano e con il piccio del sonno te ne vuoi andare subito a letto? Allora, l'amica sempre che ci svegliamo e andiamo in bagno e facciamo tutte le operazioni che si devono fare per mantenere la pelle più giovane. Ricordiamoci che per mantenere una pelle giovane dobbiamo fare questi piccoli step, ma non solo. È importante anche fare un peeling una volta alla settimana, che ci permette di andare ad esfoliare la pelle e quindi a rimuovere quali sono le cellule morte, per permettere, quando andiamo ad utilizzare un siero o una crema, che i principi attivi arrivino e penetrano più all'interno e quindi poi siano più efficaci le creme. Fare una maschera una o due volte alla settimana, una maschera appropriata, un trattamento viso magari dall'estetista o dalla professionista nella materia, e poi potete anche fare fantastici esercizi di ginnastica facciale. E andiamo con gli esercizi, dai. Patrizia, me li ricordo. Intanto stiamo vedendo il centro. Senti, prima di tutto sì, ti facciamo veramente i complimenti per il centro, curato in ogni suo aspetto, ti dà veramente quella sensazione di benessere già ad entrarvi, ma andiamo subito con gli esercizi, perché io ho 18 anni appena compiuti, ma potrei crescere di qui a poco, per cui ho bisogno anch'io di mantenere tonica la pelle. Cosa devo fare? Allora, ricordiamoci, appunto, così come alleniamo il nostro corpo, possiamo, perché è composto appunto da muscoli, possiamo allenare il nostro viso, perché è composto da muscoli. Con il passare degli anni questi muscoli perdono tonicità e elasticità, appunto come abbiamo detto prima. Quindi perché no fare degli esercizi che vanno a migliorare? Magari non vogliamo ricorrere a quelli sono quegli interventi di medicina estetica e arrivare ad un'età più matura con una pelle appunto più giovane, più tonica, senza poi arrivare appunto a degli interventi di medicina estetica. Quali sono gli esercizi? Per esempio, per queste rughette nasolabiali potete fare questo esercizio che è fantastico. Vediamo. Andiamo? Sì. Vai. Allora, ecco. Dovete stendere le labbra sui denti, sull'arcata dentale superiore, tirare verso l'alto e riportare verso la punta del naso. Non è fantastico vederlo, però. Allora, quante vi posso volte garantire che funziona. Fate questo movimento qui. Dovete pensare di avere del cibo sulla punta del naso. Ah. Stendere questa muscolatura serve appunto a stendere queste rughette e ad allenarle, quindi a renderle più toniche. Vi consiglio. Quante volte? Allora, contare 20, pausa,
altri 20 minuti, 20, scusate, secondi, altri 20, per 3 volte, quindi in tutto un minuto. Non ripeterli più di una volta al giorno, questo è un esercizio, però ce ne sono tanti altri. Io do tipo... anche un altro consiglio, se me lo permetti, chiudete la porta del bagno. Allora, io vi dico che li faccio anche in macchina, quando sto guidando mi fermo, mi guardo intorno e vado. Ok. Altro esercizio fantastico che vi consiglio, magari poi la prossima volta ve ne dirò altri, è per le guance, quindi lo zigomo, no? Invece di andarci a fare le punturine possiamo fare gli esercizi. Vediamo. Questo esercizio si chiama mummia, scusate, sorriso forzato, perché ce ne sono diversi. Proviamo a fare un sorriso appunto forzato. Questo mi esce facile. Rimaniamo così per 20 secondi. Sentirete proprio la muscolatura tirare, fa un po' male. Vuol dire che appunto il muscolo sta lavorando bene e quindi dopo avremo lo zigomo un po' più bello tonico, tipo botulino. Dimmi quando devo smettere. Dimmi quando devo smettere. Puoi smettere. Allora, ve lo ripeto, così lo fate bene, perché è importante farli bene. Allora, sorriso forzato. Segniamo. E poi lascio andare. Signori, a casa, lei è bravissima. Ancora eh? In diretta, sembrava ci fossimo fermati, ma in realtà stavo facendo l'esercizio. Senti, Patrizia, io ne voglio un terzo. E allora, oggi me ne insegni un altro? Ok, sì. Allora, la mummia. La mummia, vai. Pronunciamo la lettera A. 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 E poi portiamo. O. O. Serve a stendere tutta la muscolatura del viso. A. O. Vi consiglio... Vi consiglio di farli sempre davanti ad uno specchio, perché non bisogna sbagliarli. No. Quindi mi raccomando. Mai davanti a partner. Ci mettiamo davanti allo specchio. Ci vogliono 3 minuti. Allora, in tutto... Ci ha visto tutto il mondo. Cosa dici? Mai davanti... Ci ha visto tutto il mondo adesso. Allora, molto spesso, Serena, mi sento dire dalle clienti che... Ah, ma io non ho tempo. È bugia, perché per fare tutto questo ci vogliono 5 minuti. Detersione, siero, crema, qualche esercizio di ginnastica facciale e avrete una pelle più giovane, più luminosa e più tonica. Mi piace. Io non vi dico quanti anni ho, perché se vi dico quanti anni ho, poi dite funziona. Ma tu sei bellissima, Patrizia, te l'ho anche detto tante volte, che sei veramente la degna rappresentante del lavoro che Grazie. Fai, perché hai una bellissima pelle, cioè davvero si vede che tu hai molta cura e quello che dici e consigli a noi in primis lo fai su te stessa, giusto? Sì, ecco. Sì, perché devo appunto dare il buon esempio, come certo. Si suol dire. Voi continuate, perché io sto facendo AO. Io dopo vorrei far vedere alle nostre clienti, perché ho iniziato questo trattamento poco prima che, diciamo, della puntata, per far vedere proprio come è cambiata la pelle della nostra cliente. Ha sicuramente un colorito questo più luminoso e più disteso. Se magari mandiamo le immagini. Sì. Che cosa le stavi facendo nel frattempo? Allora, partendo appunto dalla detersione, ho deterso il viso, tonificato, dopodiché ho fatto uno scrub con un'azione, abbiamo 2 tipi di peeling che potete appunto effettuare anche a casa. Un peeling enzimatico, che è quello che consiglio per le pelli più delicate, che è tipo una crema, potete applicarlo sul viso, tenerlo 5-10 minuti, oppure possiamo agire con uno scrub, un peeling meccanico che usufruisce appunto di queste particelle che lavorano meccanicamente per asportare le cellule morte dal nostro viso. Dopo la nostra cliente ho applicato una maschera a base di cellule staminali che ci permette di andare a schiarire il viso e a distendere le rughe. Dopodiché ho effettuato un massaggio, perdonatemi, metabolico, dove io vado a stimolare in modo naturale la produzione di collagene ed elastina, attivando appunto i fibroblasti. È un massaggio che serve ad attivare il sistema circolatorio sanguigno e linfatico, ma serve anche alla mente della nostra cliente a distendere i pensieri e a rilassare, che ogni tanto ci sta pure. Io vedo, Patrizia, che mentre tu procedi in questo modo tendi a tirare la pelle proprio verso l'alto, e questo è un ulteriore errore che facciamo molto spesso noi invece.
Esatto. Cosa stiamo vedendo? Esatto. Allora, questa è la nostra cliente prima del trattamento. Ora, potete notare come... È proprio... stata fotografata qui, sì, Serena. Sì, sì, è stata... Qui faccio notare anche, insomma, alcune pareti del nostro backstage. Esatto, è stata proprio fotografata più o meno mezz'ora fa, sì, giusto? Contro... Allora, potete verificare, appunto, la... come è cambiato il colore della pelle della nostra cliente. Adesso presenta una pelle sicuramente più luminosa, più distesa. Ora magari, se è possibile, la facciamo mettere anche seduta, magari si vede anche meglio, se è possibile. Dicevo, Patrizia, mentre scorre il tempo, che questo è un errore che si fa molto spesso, quello di tendere a pulirsi il viso, ad esempio, o facendosi dei massaggi andando verso il basso. Esatto, è un errore che commettono purtroppo molte clienti e molte donne a casa, e vi dico che è sbagliatissimo. Dobbiamo portare sempre tutto verso l'alto. Se volete faccio vedere un massaggio. Sì, facci vedere. Allora, bisogna iniziare dal collo, portando appunto tutto verso l'alto, dopodiché dal mento verso l'esterno. Anche il tuo modo di tenere le mani, vedi Serena come cambia. Qui possiamo anche lavorare su queste rughette che molto spesso abbiamo, che a volte comunque determinano la rabbia nei clienti. Questa è, sono rughe che sono, sono di espressione, ma corrispondono alla rabbia, rabbia accumulata. Mi sono comparse da poco tempo, quindi sono un po'... Sei arrabbiata? Sì, sono un po' arrabbiata. Allora devi venire al centro, così ti faccio rilassare e facciamo passare la rabbia. Un altro esercizio, più che altro un massaggio che vi consiglio di fare a casa, che è fantastico, è questo. Per sollevare sempre, dobbiamo lavorare sempre sullo zigomo che scende. Come se si lavorasse il pane. Esatto. Giusto? Per quanto tempo bisogna fare questo tipo di movimento, Patrizia? Tutto il tempo che abbiamo. Cioè, quindi anche quando ci mettiamo seduti, no? E ci state guardando casa Serena, magari avete un po' di tempo. Guarda che non è così, tu così stai facendo le orecchie. Così. No, è questo. È così. Devi andare di polso, vedi, così. Carmen, poi, allora, io non riesco a fare le orecchiette, guarda. Si vede che non le faccio, le fa la mamma. Oh. Che salutiamo. Che salutiamo, mamma, ciao mamma. Poi magari ti faccio un corso privato. Ecco, noi ti ringraziamo, Patrizia, perché tu sei così generosa e dai sempre dei consigli poi che possiamo portare a casa. Allora, così come chiesto dalla nostra Patrizia in chiusura, io direi permettiamo piano piano alla nostra modella, la nostra signora cliente di Patrizia, di potersi mostrare, di poter mostrare il proprio viso, in modo che gli amici a casa possano immediatamente notare il prima, il viso effettivamente risultava essere un po' più grigio, spento, e il dopo invece si tratta di un viso sicuramente molto più luminoso, e vi assicuriamo che tutto questo è accaduto davanti agli occhi miei e di Carmen, perché mentre noi andavamo avanti con la nostra diretta c'era Patrizia che lavorava sulla sua cliente. Allora Patrizia, se vuoi aiutare la signora pian piano a sollevarsi, magari tenendo anche mentre va questa immagine, sì. Questo è lo studio al di là delle nostre telecamere, la nostra signora insomma si è fatta fotografare prima del trattamento di Patrizia. Ha bisogno di parrucchie, un po' rovinato il camera. E poi invece guardate tra pochissimo qual è il risultato finale. Bene. Ecco la nostra bella signora pronta per essere ammirata in tutta la sua bellezza, complimenti. Ecco, possiamo riprenderla dal vivo, quella qui. Eccola qui, sì. Beh, direi proprio di sì. Sì. Molto più luminosa, sempre bella. Anche molto, molto più disteso. Luminoso. Sì, è vero. Notate anche lo sguardo. Sembra che si sia appena svegliata, cioè molto, ha un viso rilassato. Ottimo, grazie Patrizia, ecco, sei stata il nostro proprio buon Nicola. Brava. Guardate come la si differenza. Può fare un raffronto sul viso, guardate, sulla pelle.
Grazie Nicola. Quando ci vediamo, Patrizia? Io ti aspetto sempre. E allora, Serena, noi abbiamo un debito con Patrizia, ti ricordi? Dovevamo andare in centro a trovarla e quindi, insomma, prendiamo questo impegno con lei. Chissà, prossimamente qualche filmato dal suo centro estetico. Mi aspetto. Va bene. Grazie ancora alla nostra Patrizia Lo Popolo, come sempre foriera di novità. Grazie mille. Grazie a voi, vi auguro un buon pomeriggio. Carmen, noi andremo in onda anche dopo il TG. Facciamo sì, una cosa? Sì. Nell'attesa io ti preparo da mangiare e va poi bene. Procediamo. Orecchiette. Sì, orecchiette. A dopo.